Abbiamo una missione oggi. Intervistare Raffaele Paganini. E dov'è? Intanto siediti. E quando entra Raffaele, cerca di non disturbare più di tanto, perché qua ci sono persone che lo vogliono incontrare e hanno voglia di sapere. Volevo fare un passo con lui. Il tutù? Così sarai veramente inquietante, da film dell'horror. Angelo, stai attento a non cadere nella fossa dell'orchestra. Attento. No, non puoi salire sul palco. Quelle sono le sedie per gli artisti e giornalisti. Scendi giù. Comunque, ascolta, il nostro teatro è veramente bello, soprattutto dopo il restauro, anche perché con tutti i milioni di euro che è costato vorrei anche vedere che non fosse bello. Nasco come ballerino di mezzo carattere, un po' per far capire un po' a tutti, tipo Parishnikov, tipo Nureyev, che sono ballerini che non sono dancer noble per antonomasia, perché non hanno proprio la figura del dancer noble, perché il dancer noble noi immaginiamo il principe biondo con gli occhi azzurri. Io sono il nano più alto del mondo, io. E però, dall'altra parte, di contro, avevo questa purezza tecnica che mi distingueva un po' da quelli che erano i ruoli probabilmente a me più consoni. Principalmente non c'erano tantissimi danzatori uomini, non ce n'erano tanti. E quelli che uscivano fuori andavano un po' all'estero. No. Allora, buonasera. Io volevo chiederti se posso darti del tu. No. Posso dare del voi? No, dammi del Raffaele. Allora, Raffaele, volevo sapere se ti è mai capitato durante la tua carriera di lavorare con degli artisti, con delle persone che magari non stavano facendo in quel momento quel lavoro per merito, ma per raccomandazione. E la seconda domanda è, se nella tua compagnia cerchi attori, io mi propongo e... Mi hanno chiamato. Raffaele, aspetta, preferisci Ercole. Le more o le bionde? Tutte e due. Rosso irlandese. Rosso irlandese. Mai avuto? Mai. Però rosso irlandese è intrigante. Bello, perché moro vince lei, bionde vince lei e rosso irlandese vince lei. Ma cosa c'entri te? Cosa c'entri? Ciao. Raffaele, un'altra cosa, che cosa secondo te è in e che cosa è out? Cosa è in anche e out? Anche nella vita in generale. Qualche cosa secondo me la bellezza della vita è in e le cose brutte della vita sono... Purtroppo oggi ne attraversiamo tante, adesso non voglio fare il filosofo figo anche perché non sono capace, però mi viene in mente questa cosa, ogni tanto accendo il telegiornale di pomeriggio, di solito lo vedo la sera quando rientro dopo lo spettacolo. Lo accendo di pomeriggio e mi prende una tristezza per tutto il giorno. Quello è out, secondo me. Non è assolutamente in. Diventa in quando magari lo vedo la sera, che già so quello che è successo, e poi mi addormento, quindi non ci penso più. Però le cose belle sono in, sì, sicuramente. Le cose brutte sono out. Tu sei in e io sono out. Grazie. Secondo noi Raffaele Paganini è in. E poi mi ha promesso di portare in tournée. Grazie Raffaele. Andiamo. Ciao. È stato un piacere. Solo una cosa. Dobbiamo fare le prove. Ciao camminando. Grazie, è stato un piacere essere qui con voi. Alla prossima. Raffaele, andiamo a fare le prove. Andiamo. Grazie Dante. Grazie. Oh, happy day. Giuseppe, hai visto? Aumento.